Perché il sapere geografico è una forma di conoscenza estremamente attuale per comprendere i cambiamenti che sempre più veloci si susseguono nella realtà con cui ci si confronta quotidianamente, nel contesto in cui si vive, ma anche nelle terre più lontane, riuscire a farlo senza avere la capacità di osservare e orientarsi nel tempo e nello spazio diventa di fatto impossibile. Purtroppo noi assorbiamo e riceviamo i contenuti così come ci vengono proposti senza saperli analizzare criticamente. Io definisco questa una condizione di analfabetismo geografico che parte dai ragazzi, ma che in realtà è diffusa in tutti gli strati della nostra società, anche nelle alte cariche istituzionali che molto spesso cadono in errori anche marchiani rispetto alle conoscenze geografiche di base. C'è un rapporto dell'OCSE del 2020 dove, in base al quale l'Italia ad esempio occupa gli ultimi posti in classifica tra i paesi dell'OCSE rispetto alle competenze di cittadinanza e alla cittadinanza globale. Noi siamo fortemente impegnati sul fronte appunto della formazione e dell'aggiornamento. Il nostro prossimo convegno nazionale, il 66esimo, che si terrà a Foggia dal 10 al 12 ottobre, è incentrato proprio ad esempio sui temi dell'inclusione. Quindi da un lato come soddisfare i bisogni legati appunto ai bisogni speciali, alla didattica speciale, dall'altro appunto come la geografia è uno strumento fondamentale per l'incontro, lo scambio e il confronto. Noi adesso abbiamo cominciato uno studio attento delle nuove indicazioni nazionali sull'educazione civica, innanzitutto perché la geografia nelle precedenti linee guida aveva un ruolo importante, veniva portata ad esempio come disciplina appunto trasversale che connettesse le altre discipline e consentisse il raggiungimento degli obiettivi formativi, e faremo anche in novembre probabilmente un webinar di approfondimento. Il bisogno di fondo è ridare alla geografia il ruolo e quella centralità che gli aspetta. Che le spetta rispetto a temi come il cambiamento climatico, il multiculturalismo, i conflitti legati ad esempio alla dimensione della geografia politica, che sono questioni appunto di fondamentale importanza nella società contemporanea.